Il ministro della difesa italiano ha dichiarato oggi che le sanzioni economiche contro la Russia sono fallite e ha invitato l'Occidente a impegnarsi maggiormente per negoziare una soluzione diplomatica con il presidente Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Guido Crosetto ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero che l'Occidente aveva erroneamente creduto che le sue sanzioni potessero fermare l'aggressione della Russia, ma aveva sopravvalutato la sua influenza economica nel mondo. Invece, l'unico modo per risolvere questa crisi è coinvolgere tutti, prima la tregua e poi la pace, ha sottolineato Crosetto. All'obiezione dell'intervistatore, secondo cui Putin non aveva mostrato alcuna disponibilità al negoziato, Crosetto ha risposto: "Questo è un buon motivo per noi di impegnarci di più. Non dobbiamo rinunciare a nessuna possibile via diplomatica, per quanto stretta." Mentre questa parte dell'intervista ha avuto un certo risalto internazionale, in Italia è stata praticamente nascosta dai mezzi di informazione cosiddetti ufficiali e le ragioni di una tale censura sembrano ovvie. Se le dichiarazioni di Crosetto diventano la linea ufficiale del governo, l'Italia si unirebbe di fatto a quei paesi europei, come l'Ungheria e la Slovacchia, che chiedono una soluzione diplomatica contro la folle linea di Bruxelles di vincere sul campo di battaglia. Anzi, la tempistica delle parole del ministro della Difesa, che coincidono con la visita del presidente cinese Xi Jinping in Francia, potrebbero essere anche considerate come un'autentica coltellata alla schiena di Macron, che, senza l'appoggio assolutamente necessario dell'Italia alle sue deliranti iniziative, rischierebbe di fare la figura di Massaniello, o ancora peggio, quella di Meo Pataca. Namo e dai. Muoviti, c'è la guerra. Viva, viva me!